Buongiorno, benvenuti al Floriana TV. Io sono Valeria e lei è Jessica. Andremo a presentare Francesco De Maggio, il nostro biologo marino. Francesco, parlaci un po' della tua attività all'interno del nostro villaggio. Sono qui per un progetto dell'Università di Bologna sul monitoraggio della barriera corallina del Mar Rosso. È stato scelto questo ambiente perché dopo la foresta pluviale è un ambiente con la maggior biodiversità, cioè l'ambiente in cui in un piccolo spazio c'è il numero di specie maggiori appunto al mondo. Insieme ai ragazzi del Diving Center organizzo qui all'interno della laguna due uscite giornaliere, una alle 11 e una alle 15.30, e della durata di 45-50 minuti circa, durante le quali faccio vedere quali sono le maggiori bellezze che ci offre questo tratto di mare. Organizzo inoltre una lezione settimanale con i bimbi insieme ai ragazzi dell'animazione del mini club il martedì pomeriggio, e poi ogni mattina alle ore 10.30 tengo presso il Diving Center una chiacchierata su vari temi di biologia marina, quindi degli approfondimenti, il primo sul progetto dell'Università di Bologna, e poi ho scelto altri temi quali per esempio i delfini, le tartarughe oppure lo sviluppo della barriera corallina del Mar Rosso. Francesco, ma come mai proprio nel Mar Rosso c'è questa biodiversità marina? Beh, la barriera corallina si forma dove c'è acqua pulita, relativamente calmo e temperature soprattutto elevate. Quindi qui la laguna rispecchia tutte queste caratteristiche. È pulitissimo, il mare, l'acqua è calda e la biodiversità quindi di conseguenza è molto elevata. Eccoci qua con Viviana, Veronica e Marco, che ci racconteranno cosa hanno fatto di bello oggi. Ciao, noi siamo stati oggi in uscita con il biologo. Io non avevo mai fatto questo genere di esperienze, per me è stato molto bello perché sembrava proprio di nuotare all'interno di un acquario pieno di pesci coloratissimi, di cose molto interessanti. Ho imparato tantissimi nomi di pesci che non conoscevo nemmeno. Ma l'esperienza più bella è stata proprio quella di nuotare con una tartaruga. È stato veramente bello. Ciao. L'esperienza di oggi è stata bellissima per me. Soprattutto, come diceva Veronica, la tartaruga mi ha proprio lasciato qualcosa dentro. È stato veramente fantastico. C'era il pesce Napoleone, il pesce scatola, poi abbiamo visto c'era l'anemone, il pesce unicorno e poi anche diversi tipi di barriera corallina, c'era il cervello, il fuoco rosso. Un sacco di cose veramente, sembrava di essere Ariel la sirenetta in versione 2011 moderna. Io volevo aggiungere che vedere una tartaruga in groppa a un delfino fare le piroette è stata l'emozione più bella della mia vita, e volevo anche aggiungere che stasera uscirò con questa tartaruga, mi ha lasciato il numero di cellulare, quindi poi avrò un appuntamento, quindi poi adesso cedo ancora una volta la parola a Marco, grazie. Quella faccia lì. Il pesce monnezza, come potete vedere. Direttamente da me a Napoli. Uè, sor pesce monnezza, uè. Stiamo assistendo a uno spettacolo della natura più unico che raro, una tartaruga verde che depone le uova proprio qui all'interno della nostra laguna. Infatti le tartarughe, voglio ricordare, che compiono tutto il loro ciclo vitale all'interno della laguna, si sono viste anche riprodursi, ma purtroppo questo non è il caso, questo è purtroppo è soltanto la deposizione. Adesso ricopre le uova con tanta cura e dovizia e nel giro di un paio di mesi si schiuderanno e daranno alla luce tanti bellissimi piccoli. Ringraziamo i nostri amici, un saluto anche da Valeria e Jessica, e ci vediamo lunedì prossimo su Facebook di Floriana TV.